Siamo alla linea 35, adesso andiamo via con una certa velocità, in modo che alla fine di questa nostra conversazione riusciamo almeno ad intravedere la differenza tra chi adopera la scrittura come biblista, come dogmatico, come moralista, come catechista e come liturgista. D'accordo? Gli esegeti devono orientare le loro ricerche in modo tale che lo studio della Sacra Scrittura possa effettivamente essere come l'anima della teologia. Cioè, quando noi facciamo tutto questo tipo di analisi del testo storico-critico, dobbiamo arrivare ad una conclusione teologica. E qualche volta il nostro difetto di biblisti è che non sempre ci arriviamo. Non sempre ci arriviamo, perché la massa di analisi che dobbiamo fare è così grande che diciamo ai dogmatici: prendi tutto il materiale e adesso arrangiati. Invece, dopo 40 anni di onorato servizio nell'esegesi, ho capito che è meglio che lo facciamo noi. E quindi forniamo ai nostri colleghi dogmatici il materiale già ordinato, poi loro prendano quello di cui hanno bisogno. Il compito primario dell'esegesi è quello di discernere con precisione il significato dei testi biblici nel loro contesto proprio. Leggere adesso queste righe per voi è come andare a nozze, perché capite benissimo che cosa significa. Cioè nel loro contesto letterario e storico particolare e poi nel contesto del canone delle scritture. L'esegeta mette in luce il senso teologico dei testi. Il teologo dogmatico si interessa veramente solo di alcuni testi. E ad alcuni aspetti della Bibbia. Quindi lui non ha mai una visione completa, come ce l'abbiamo noi. Vi faccio un piccolo esempio. Ultima cena, Gesù dice: questo è il mio corpo. In automatico, il teologo dogmatico dice: allora nell'Eucaristia c'è la presenza reale. Chiaro? Per noi biblisti, sì, va bene, c'è la presenza reale, ma c'è molto di più. Perché c'è un prendete e mangiate. Allora l'Eucaristia non è fatta per essere adorata. L'adorazione è una cosa importante, ma viene dopo. Il fine primario dell'Eucaristia è essere consumata. Perché? Perché quando Gesù nel capitolo 6 di Giovanni dialoga con gli ebrei alla sinagoga di Cafarnao dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non dice chi adora. Quindi l'adorazione è importante, ma non è il primo scopo dell'Eucaristia. Noi non esaminiamo solo questo è il mio corpo, ma esaminiamo anche il contesto. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, dato per voi. Quel dato per voi a noi non dice niente. Ma se io vi prendo per mano e vi porto in Oriente, questo è un'espressione tipicamente liturgico-sacrificale. In Oriente c'erano due tipi di sacrificio. C'era il sacrificio holà, da non confondersi con il saluto spagnolo, perché questo ha la gutturale prima. Holà voleva dire l'animale incenerito. Era l'olocausto. Oppure c'è l'altro tipo di sacrificio che si chiama zebach shalamim. Lo zebach shelamim in parte viene donato a Dio incenerendolo, ma in parte viene mangiato. Se non si mangia, non c'è il sacrificio. Però attenzione, questo è il sacrificio che si adopera per l'alleanza.
E allora Gesù cosa ha inteso? Lo spiega nelle parole del vino. Questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. In remissione? Allora incomincio a capire. Siccome i due testi devono essere letti in parallelo, questa è una semplice osservazione di tipo stilistico-poetico della lingua semitica, cosa che il dogmatico non tiene conto. Allora, ciò che vale per il sangue vale per il corpo. Allora io mi trovo nella messa ad avere tre cose. Sì, c'è la presenza reale. Ma poi io torno a fare alleanza con Lui. Ed è in questa alleanza che io ho la vita eterna e la garanzia della resurrezione perché mi rimettono i peccati. Non ho una cosa, ne ho tre. Vi è chiara la differenza? Si interessa veramente solo ad alcuni testi e ad alcuni aspetti della Bibbia. Perdonatemi un altro commento. Io, biblista, ho dovuto con passione, difendere Benedetto XVI quando ha scritto il motu proprio Summorum Pontificum, in cui dava il permesso ai tradizionalisti di celebrare con la messa di Pio V. Dico, ma cercate di capire quest'uomo. Quest'uomo ha ragionato in maniera teologica perfetta. Il rito romano del Concilio di Trento ha la presenza reale? Sì. Il rito romano del Vaticano II ha la presenza reale? Sì. Tutte e due? Sì. E allora che differenza c'è? Un dogmatico ragiona così? Dico, perché lo rimproverate? Lui fa il suo mestiere di teologo e lo fa bene. Un biblista che difenda un dogmatico è... Dunque il teologo dogmatico si interessa veramente solo ad alcuni testi, ad alcuni aspetti della Bibbia, e inoltre prende in considerazione molti altri dati che non sono biblici. Questa è la grandezza del dogmatico. Scritti patristici, definizioni conciliari, altri documenti del Magistero, liturgia, come pure i sistemi filosofici e la situazione culturale, sociale e politica contemporanea. Beh, insomma, povero Cristo, ne ha già abbastanza. Tra l'esegesi cattolica e la teologia dogmatica non c'è stato un conflitto generalizzato, ma soltanto dei momenti di forte tensione. Questo sì, a volte c'è, ancora oggi. Sappiamo che lavoriamo tutti e due per la verità. Il nostro obiettivo è la verità. Ogni tanto c'è questa presa in giro reciproca. Per cui quando un dogmatico mi trova, mi dice: Renato, per voi l'angelo, se parlasse, dovrebbe dire: non credetemi, sono un genere letterario. Ci prendono in giro così. Per quanto riguarda il rapporto Bibbia-morale, questo è un dato importante. Osservazioni analoghe si possono fare sui rapporti tra esegesi e teologia morale. Ai racconti concernenti la storia della salvezza, la Bibbia unisce strettamente molteplici istruzioni sulla condotta da tenere, con mandamenti, divieti, prescrizioni giuridiche, esortazioni, invettive profetiche, consigli dei sapienti. Uno dei compiti dell'esegesi consiste nel precisare la portata di questo abbondante materiale e preparare così il lavoro dei teologi moralisti, i quali alle volte ci ascoltano, alle volte non ci ascoltano. Giustamente, insomma, siamo uomini. Matrimonio indissolubile è un assoluto?
l'unica cosa assoluta è Dio. Noi avvertiamo i nostri amici. Quando Gesù dice l'uomo non si separi dalla sua donna, perché se ne sposa un'altra commette adulterio, è una cosa seria. Ma poi c'è un eccetto. Quindi un'eccezione c'è. Il fatto che noi, biblisti, non abbiamo ancora la capacità di spiegare bene che cosa significhi porneia nel linguaggio ellenistico del primo secolo, perché ci mancano i documenti, e quando ci mancano i documenti è inutile inventare, e diciamo, non lo sappiamo, ma sappiate che un'eccezione c'è. Il fatto che non sappiamo dirla con esattezza non significa che l'eccezione non ci sia. Ciao. Cardinal Casper, dogmatico intelligente, è quello che ha cominciato ad aprire. Io è da tanto che vi parlo del matrimonio di misericordia. Ma io sono un biblista. Casper è un teologo e lui stranamente si è convertito a questo tipo di concetto. Povero, ha trovato tante di quelle resistenze dentro in Vaticano che metà basta. Però ormai questa idea ha cominciato ad essere seminata. Questo è importante. In questo sinodo che verrà, riusciranno ad elaborarla? Io mi auguro di sì. Non vorranno farlo, mi dispiace, pazienza, però il concetto è entrato. E questa è una grande cosa, perché guardate che quando un'idea entra in testa, lavora. Secondo il grado di verità che c'è in quell'idea col tempo si impone anche nelle teste più dure, perché la verità ha una sua forza, da sola. Questo è importante. Noi vedremo il risultato? Io spero di sì, ma anche se non lo vediamo, guardate che la novità sta nel fatto che questa idea è entrata. Poi il Papa vedrà, insomma, che tipo di soluzione dare. D'altra parte, siamo alla linea 53, la Bibbia riflette un'evoluzione morale considerevole. Sapete cosa vuol dire evoluzione morale? Un cammino di raffinamento. Allora, all'inizio, i nemici li ammazziamo. Poi i nemici li schiavizziamo. Poi, sì, li combattiamo, ma alla fine del combattimento facciamo un armistizio perché voi potete diventare credenti come noi. Ama i tuoi nemici. Wow! Tu hai un cammino. Prima sacrifichi la capra. Poi il profeta ti dice, guarda che Dio non ha bisogno di cibo perché suo è il mondo. Andiamo in esilio, ma allora in esilio che uccidiamo? Non c'è niente da uccidere, offriamo noi stessi. Poi arriva il Siracide che dice, l'osservanza dei comandamenti è il vero culto a Dio. Poi arriva San Paolo che dice, offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. Promuovete la vita in voi e negli altri, e questo è l'atto di culto che il credente fa. Io molto spesso mi sento dire dalla gente, ma la Bibbia è orrenda. Certo, la Bibbia non è mica un insieme di pensieri buoni. La Bibbia spiega chi è l'uomo e che cammino ha fatto insieme con Dio. E l'uomo è un coacervo di misteri, un ministro che mi fa fuori 3 miliardi e mezzo, se è vero.
ministro che riceve in regalo una casa e non sa niente. L'uomo è anche questo, ma l'uomo è anche quell'angelo anonimo di Milano che paga le bollette elettriche, dà dei soldi perché il figlio di un operaio finisca l'università e non si sa chi è. Si sa solo che è un cattolico, guarda caso. La storia darà ragione alla verità. Basta avere pazienza. Dunque, la Bibbia riflette un'evoluzione morale considerevole che trova il suo compimento nel Nuovo Testamento. Quindi non posso prendere l'Antico Testamento come regola morale, vero? E voi catechiste, perché insegnate i 10 comandamenti? Bella! Questa è una splendida risposta. I 10 comandamenti sono utili ed è giusto insegnarli, perché i 10 comandamenti segnano proprio il confine destro e sinistro della strada morale, cioè oltre non devi andare. Ma la vera morale del cristiano si chiama Gesù Cristo come lui, questa è la morale del cristiano. Né io né voi riusciamo a metterla in pratica sempre e non riusciamo a metterla in pratica tutta, però è giusto sapere che questa è la nostra morale. I 10 comandamenti sono i confini oltre i quali non si va, ma è la morale dell'Antico Testamento. D'altra parte, la Bibbia riflette un'evoluzione morale considerevole che trova il suo compimento nel Nuovo Testamento. Non basta perciò che una certa posizione in materia di morale sia attestata nell'Antico Testamento, per esempio la pratica della schiavitù o del divorzio, o quella dello sterminio in caso di guerra. Lo dice la Bibbia, lo posso fare anch'io. No, vai piano. Perché essa continui ad essere valida è necessario un discernimento che tenga conto del necessario progresso della coscienza morale. Gli scritti dell'Antico Testamento contengono elementi imperfetti e caduchi. Costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II e quella sulla scrittura, che la pedagogia divina non poteva eliminare subito. Dio prende gli uomini per quello che sono, poi li educa. Dio prende noi per quello che siamo e pian piano ci educa. La Bibbia nella catechesi. Non pensiate che qui ci siano formule magiche per tenere buoni i nostri ragazzini esplosivi e molto spesso anche maleducati. La spiegazione della parola di Dio nella catechesi ha come fonte primaria la Sacra Scrittura che, spiegata nel contesto della tradizione, adesso capite, il catechismo non si può spiegare solo la Scrittura. Fornisce il punto di partenza, il fondamento e la norma dell'insegnamento catechetico. Uno degli scopi della catechesi dovrebbe essere quello di introdurre a una retta comprensione della Bibbia e alla sua lettura fruttuosa, che permetta di scoprire la verità divina che essa contiene e che susciti una risposta la più generosa possibile al messaggio che Dio rivolge attraverso la sua parola all'umanità. Chi ha scritto queste parole sembra che non abbia mai fatto catechismo. Io, ai tempi di Marco Caco, ho fatto anche catechismo e ogni volta andavo a prendermi un chetodollo o cose del genere per il mal di testa. Ogni pomeriggio, ogni volta. Catechiste di oggi sono disperate e quando leggono queste cose qua si sparano perché dicono, prova tu, è giusto. Ma il fatto che ci siano queste difficoltà di tipo pedagogico non significa che il catechista debba perdere l'obiettivo di raggiungere queste cose. Ora, per raggiungere queste cose,
una certa piccola formazione il catechista la dovrebbe avere.